Carissime amiche, carissimi amici, buongiorno dal vostro giocherellone, il vostro giocherellone che come al solito vi porta titoli molto molto intriganti, molto molto eccezionali. Stiamo parlando dei giochi dei Simpson, oggi giochi dei Simpson, ancora oggi pensate un pochettino, i Simpson sono molto ricercati, vengono appunto diciamo molto molto apprezzati sia dai giovani che dai meno giovani, che sono ovviamente hanno conosciuto i Simpson addirittura in un'età diciamo adulta o addirittura avanzato, un cartone animato molto molto intrigante, molto molto bello. Dei Sims sono stati fatti tantissimi videogiochi, il primo è stato quello arcade fatto dalla Konami che vi ho portato l'altra volta, lo volete rivedere andate sul mio canale YouTube, cercate Simpson e vedete il gioco dei Simpson, e se volete vi potete anche iscrivere, potete addirittura abbonarvi, potete mettere mi piace, condividere il video e addirittura mandare pacchi dono, pensate un pochettino. Va bene ragazzi, ovviamente i Simpson ovviamente su Twitch, venite qui ad abbonarvi anche qui. Detto questo, oggi vi faccio vedere il secondo gioco dei Simpson uscito per Nintendo Game Boy e Nintendo 8-bit, scusate, quindi il NES, per Sega Mega Drive e per Sega Game Gear. Stiamo parlando di The Simpsons Bart vs The Space Mutant. Che cosa accade? Che purtroppo arrivano gli alieni, questi alieni che soprattutto in quegli anni 70, 80, 90 erano molto molto frequenti. Questo gioco esce nel 1992, come potete vedere voi, e quindi che cosa accade? Che praticamente viene invaso praticamente il nostro mondo, il mondo dei Simpson, da questi mutanti spaziali, un pochettino a riprendere quelli che erano gli argomenti dei fumetti degli anni 50, 60 o 70, si potrebbe dire. E quindi chi ci penserà a ristabilire l'ordine, a ripulire, a proteggere praticamente la città di Springfield, città realmente esistente, ci mancherebbe, proprio il mitico Bart Simpson, il piccolino, il maschietto della casa dei Simpson, l'erede maschio, pensate un pochettino. Andiamo a vedere subito questo gioco, vi faccio vedere la versione per Sega Mega Drive, vedete un pochettino che cosa sta succedendo. Siamo in un mondo, vedete, Springfield Street Below, Sir Excellent Zorbo, do the Heartlings suspect anything? No sir, by taking over their bodies, no one will ever suspect. We are really space mutants. Yeah, ovviamente grande, precipitazione, vedete un pochettino questo UFO colorato di color azzurrognolo, pensate un pochettino, e qui sotto ovviamente Bart vede tutto con i suoi occhialini simpatici, vedete ci sono proprio due spese mutanti che si trasformano praticamente, quindi lui con gli occhialini, c'è un grande riferimento a The Lives, ve lo ricordate The Lives? Ecco qua, e si vivono, perfetto, quindi c'è questo grande riferimento, with this machine we will be able to build a weapon to conquer the earth, quindi praticamente vedete ragazzi vengono creati i pupazzetti, all it's required is one collect them from this pathetic town called Springfield and we will be victorious. Vediamo un pochettino, molto bella devo dire la grafica, vedete ragazzi Bart che ovviamente qui sopra può vedere con l'occhialino, vedete ragazzi, vedete con i raggi X quello che sta ovviamente succedendo, vedete un pochettino, quindi possiamo quindi andare praticamente a evitare queste situazioni, vedete un pochettino, quindi vedete ragazzi lui è praticamente un essere, e addirittura c'è questa grande invasione che si sta attuando praticamente qui da questa parte qua, purtroppo Bart è morto, abbiamo solamente due mitiche, mamma mia ragazzi, vedete siamo stati quindi colpiti. Perfetto, siamo attenti, usiamo gli occhialini, vedete da Moose, ecco qua, attenzione a lui, perfetto, e dobbiamo forse, ecco qua, creare quindi qualche cosa, quindi andare a colpire con qualcosa, vedete ragazzi, da questa parte qua, quindi attenzione con gli occhialini, attenzione, che qui dentro potrebbe, ecco qua ragazzi, nascondersi qualsiasi cosa, quindi abbiamo finalmente il nostro... ragazzi è un po' difficilotto, dobbiamo dire la verità, vedete, mamma mia, proprio in faccia l'abbiamo preso, vedete, appena ovviamente raggiunge l'apice, vedete un pochettino, ci sono forse dei trucchetti ragazzi qui sopra per andare ovviamente a prendere, vedete ragazzi, ad andare ovviamente a sopperire a tutto quello che è in questo gioco. Attenzione, ovviamente tendiamo sempre
ragazzi, la monetina che purtroppo ci butta per l'aria. Ah, this early are weakened than with truth. Ovviamente, this is like taking gravel from an infant zebloid. Ecco qua, ragazzi, abbiamo perso. E vedete che il povero Bart viene messo praticamente in gabbia. Facciamoci un'altra partitina. Ovviamente, un gioco un pochettino difficile, devo dire la verità. Non me lo aspettavo, non me lo ricordavo più che altro così difficile. Vabbè, iniziamo subito quindi la nostra partita. E ovviamente, gli alieni cadono. Bart è dotato degli occhialini. Vedete, ragazzi, dobbiamo stare attenti. Quindi, basta metterci quindi qua sopra. Perfetto. Immediatamente andiamo verso l'alto e ovviamente mentre va a cadere il nostro, ovviamente vedete, per fortuna abbiamo anche un tempo, ragazzi, abbiamo anche un tempo, quindi andiamo ovviamente qui sopra, cerchiamo, attenzione, mamma mia ragazzi, qui sopra abbiamo delle problematiche, vedete ragazzi, questa parte qua. Vedete immediatamente, ah ragazzi, avete visto la petta che esce dal cespuglietto, dobbiamo stare molto molto attenti, perfetto, andiamo. Ah, vedete ragazzi che cosa c'è qui sopra, avete visto lì sopra c'è la foto del clown di Krausty. Vabbè ragazzi, andiamo qui sopra subito ovviamente a cercare di buttarci, di andarcene praticamente via. Attenzione ovviamente a queste parti qua, Bart ha preso praticamente la sua mitica bomboletta, attenzione con gli occhialini, attenzione quindi questa parte qui, quindi andiamo. Ah ragazzi, io vado, sto giocando molto molto male, ce la possiamo fare, vedete un pochettino qui sopra, perfetto, abbiamo evitato quella che era la situazione qui sopra malvagia, quindi ce ne andiamo da quest'altra parte qui e immediatamente ragazzi, attenzione al bombolotto che ovviamente lì sopra c'è un'altra bottiglietta praticamente di spray che ci servirà per mostrare praticamente i nostri, praticamente vedete ragazzi, attenzione alla petta maia che ovviamente dobbiamo stare, vedete come salta, ecco qua, e come salta quest'altra parte qua. E no ragazzi, l'abbiamo colorato, quindi attenzione perché da questa parte qua c'è un trapanone, ragazzi, c'è un trapanone, vedete un pochettino, vedete come dei leves, ecco qua, Mel Celti, quindi andiamo ovviamente a comprare il cherry bomb, praticamente il cherry bomb e il fischiettone, perfetto, con i nostri mitici ovviamente razzetti, quindi possiamo, ecco, canzone boom boom boom, batte il cuore boom boom boom, ecco qua, lo so che ti piaceva, lo so caro Marco Carnevale che ti piaceva praticamente questo grande videogioco, vedi un pochettino, possiamo anche andarcene praticamente qui sopra, vedi, con il nostro ovviamente possiamo anche comprare, vedi un pochettino, il fischietto e addirittura il nostro altri, ovviamente gli altri oggettini, dobbiamo anche capire come ovviamente, vedi un pochettino, quindi possiamo usare tutti questi oggetti al fine per esempio di mi piaceva il pisello tu. Marco, cosa dici Marco, qui stai dicendo delle cose molto particolari Marco, addirittura guarda le bombe, piede sta bombolone praticamente, vediamo un pochettino, possiamo quindi mettere, vedete ragazzi, pausa e addirittura il razzone, ecco qua, vedi, piglia questo razzo qui sopra, pum, ma addirittura qui sotto, vedi mi caro, mamma mia ragazzi, proprio in faccia, dobbiamo dire la verità, abbiamo, è la pianta quella che usava Mendel, quindi conosci queste, guardate la pallina praticamente che qui sopra viene presa, praticamente guarda qui sopra, vediamo, possiamo andare quindi anche qui sopra a pigliare il secchiolone, praticamente vedi un pochettino il secchiolone, andiamo ovviamente a buttare tutto qua, ma in realtà non sappiamo molto molto, il mitico Marco Carnevale, vedete un pochettino qui sopra il pezzo ovviamente, addirittura gli animali domestici, guardate che grafica ragazzi, guardate l'uccellino addirittura sul monopattino, mamma mia ragazzi, in faccia ai cani, quindi è un gioco molto molto articolato, dobbiamo dire la verità, è anche di una certa difficoltà, che dirvi ragazzi, ve lo consiglio sicuramente, era pieno di piselli odorosi, pensare che era un monaco buddista, che dirvi ragazzi, Marco Carnevale ovviamente impazzito stamattina, prende la scia del Mirko Papellone. Che dirvi ragazzi, questo Bart vs Space Mutant è veramente molto molto difficile, devo dire la verità, ma pieno ovviamente di elementi da, diciamo, scoprire, sicuramente forse un po' troppo difficile per i tempi moderni in cui effettivamente si corre molto, al fine ovviamente non si vuole perdere troppo tempo con giochi troppo difficili tranne i soul like. Il riferimento al film dei live ovviamente è molto molto, ovviamente è praticamente palese anche col fatto degli occhialini per vedere gli alieni, quindi c'è questo anche forte riferimento e quindi è normale che ovviamente con questo videogioco, se vi piacciono i film dei cartoni animati dei Simpson, ovviamente il film dei
live, troverete sicuramente pane per i vostri denti e vi avrete un grande grande appagamento. Detto questo, io vi ringrazio per la visione, saluto Marco Carnavale, detto Carnazzone su Twitch, vi invito a iscrivervi se non vi siete iscritti e se vi piacciono ovviamente i miei video sui miei due principali social network, YouTube e Twitch. Negli altri social network li trovate tutti nel box informazioni. Vi aspetto, abbonatevi, condividete, mettete mi piace se vi è piaciuto il video, potete scrivere anche ovviamente le eventuali richieste videoludiche, ovviamente chi è abbonato e chi dona avrà la priorità. Saluto Carnazzone che mi ha fatto tantissimissima compagnia durante questa live e ritorno fra qualche minuto con incredibili altri video, ovviamente in primis videoludici. Ciao a tutti e a tutte, al vostro giocherellone.